Sono stati completati i lavori di sistemazione idraulica del tratto del fiume Ipsas che lambisce il centro abitato di Crotte, realizzati dal Genio Civile di Agrigento grazie alle risorse stanziate dal governo regionale a seguito della segnalazione fatta dal sindaco di Crotte Alfonso Provvidenza. In particolare, i lavori che hanno impegnato risorse finanziate dal governo regionale per un importo complessivo di 300.000 euro hanno interessato il ripristino di alcuni tratti delle sponde oggetto di erosione, la rimozione della vegetazione e dei detriti in alveo che ostacolavano il normale deflusso delle acque, il ripristino della sezione idraulica, la realizzazione di una serie di gabbionate nei tratti in cui l'erosione delle acque rischiava di provocare frane che avrebbero potuto coinvolgere i fabbricati della porzione del centro abitato del corso d'acqua. Siamo orgogliosi, afferma il capo del Genio Civile Rino Lamendola, di continuare ad alimentare la campagna di riduzione del rischio idrogeologico del nostro territorio, già avviata dal precedente governo Musumeci e rilanciata sin dalle prime battute dal nuovo governo Schifani. Nel corso degli ultimi 2 anni, continua Lamendola, abbiamo realizzato ben 36 interventi di manutenzione di altrettanti corsi d'acqua che attraversano il nostro territorio provinciale. Nonostante le competenze, siamo adesso transitati all'autorità di bacino, conclude Lamendola, ove necessitano siamo pronti a continuare a eseguire lavori di manutenzione del reticolo idrografico provinciale, supportando così le attività della suddetta competente autorità. I lavori sono stati eseguiti dalla LR Costruzioni di Barcellona Pozzo di Colto, risultata aggiudicataria della gara con procedura aperta. Lo staff del Genio Civile ha curato la progettazione e l'esecuzione dei lavori, composto in particolare dal RUP Alfonso Miccichè, a supporto Salvatore Alessi e progettisti Pituzzella e Failla.